guardando in silenzio la bandiera salire verso l'alto, siano i nostri pensieri rivolti ai tanti giovani e alla popolazione civile che 100 anni fa fu coinvolta in un'orribile e sanguinosa guerra. Ricordando anche le orribili stragi e attentati di questi ultimi giorni, pensando alle vittime che sono state colpite, non possiamo restare indifferenti di fronte a questi fatti, ma ognuno di noi, per onorare la memoria di questi uomini e di queste donne, dobbiamo impegnarci nel nostro quotidiano diffondendo una cultura di pace, di rispetto a tutti gli uomini. 35 anni della Croce Rossa di Ponte Canavese, com'è nata? Allora, la Croce Rossa non ha 35 anni, ne ha 12, però è nata 35 anni fa dall'eredità del gruppo volontari che faceva capo alla Croce Bianca del Canavese, delegazione di Ponte Canavese, trasformato in gruppo volontari del soccorso nel 94. E oggi siamo un comitato locale che portiamo avanti questa eredità avuta da questi bravi pontesi che hanno voluto creare questo gruppo sociosanitario per l'assistenza alle popolazioni di Ponte e delle Vallate. È ampia la zona che coprite, quale attività principalmente? Allora, la copertura della zona parte da Ponte e copre le due vallate, Orco e Soana, quindi i comuni da Sparone fino a Cesole Reale, Valprato, Ronco, Ingria e Frassinetto, questi sono le nostre Sparone e Ribordone. Come attività principale abbiamo il trasporto infermi, tra case di riposo, ospedali, abitazioni private e l'assistenza emergenza 118 che copre questi comuni, in più in seconda chiamata anche i comuni a valle di Pont, quindi su Cuornier, eventualmente qualche volta nei comuni vicini della Valle Sacra. Per altre attività abbiamo le attività di assistenza alla popolazione durante le manifestazioni, le attività sportive, quindi assistenza alle gare sportive, l'assistenza a piccoli eventi, tipo le manifestazioni anche culturali, e poi abbiamo l'attività giovani che prevede la cultura della vita e della salute alla vita nelle scuole, l'attività ricreativa col trucco bimbi e piccoli giochi per i bambini per poterli avvicinare alla realtà della Croce Rossa. Quanti sono i volontari impegnati? I volontari impegnati sono una 80 circa che si impegnano, diciamo, in maniera assidua. E poi ci sono un gruppo di altri 30-40 volontari che per motivi di lavoro, per problemi anche di salute, sono, diciamo, un po' la panchina dell'associazione. Ecco. Oggi sono stati ricordati i soci fondatori, il primo consiglio direttivo e poi è stato dato un riconoscimento anche a volontari attivi. Sì, abbiamo ancora 5 volontari attivi che erano presenti 35 anni fa. Abbiamo avuto piacere ricordarli insieme ai loro presidenti, alcuni purtroppo non ci sono più e comunque sono cari al nostro ricordo e hanno permesso comunque oggi di essere qua e quindi abbiamo voluto ricordarli.